festa dei canottieri, anche la nostra nazionale olimpica di calcio, siamo intanto partiti, cerca di recuperare credibilità agonistica e tecnica dopo le disavventure del torneo di qualificazione. L'avversaria di quest'oggi è un'avversaria particolarmente temibile e insidiosa, si tratta della Svezia, nella quale militano parecchi elementi che hanno giocato più volte nella nazionale A. Azzurri in campo nella stessa formazione che ha battuto l'Iraq, vale a dire con Tacconi in porta, Brambati e Ferrara marcatori, Tassotti libero e De Agostini fluidificante. A centrocampo Crippa, Iachini, Evani e Mauro, le punte sono Virdis e Rizzitelli. Risponde la Svezia con Sven Andersson in porta, Nilsson difensore esterno destro, Lönne e Arnberg difensori centrali, Ljung difensori di fascia sinistro. A centrocampo Tern, Andersson, Enquist e Joachim Nilsson. Limpar fa da mezza punta, l'unica punta effettiva è il numero 15, Elström. Si gioca in una giornata piovosa, il fondo del terreno è fradicio. Tutti noi siamo particolarmente lieti per le straordinarie imprese dei canottieri, gli splendidi a Bagnale e l'incredibile 4 di coppia. Osserviamo intanto gli sviluppi di questa azione con Rizzitelli che va sulla fascia destra, trova spazio, propone il traversone, ribatte in qualche modo Lönn, la palla è sempre in area svedese. Arriva poi Crippa e viene pescato in una posizione di dubbio fuori gioco Rizzitelli. La Svezia è pervenuta a questo quarto di finale avendo pareggiato per 2-2 con la Tunisia, avendo poi battuto la Cina per 2-0 e la Germania per 2-1, Germania che ha avuto facilmente ragione per 4-0 dello Zambia. Nell'altro quarto di finale del pomeriggio coreano, l'Unione Sovietica ha battuto per 3-0 l'Australia. Chi vincerà dunque tra Italia e Svezia giocherà contro l'Unione Sovietica. Attenzione, in azione Terne col suo suggerimento in profondità per Enquist, si apre clamorosamente la nostra retroguardia. Elström viene poi anticipato all'ultimo momento da Brambati in calcio d'angolo. Primo grosso pericolo per la nostra difesa, che è un po' il settore che ha dato le maggiori preoccupazioni nel corso di questo torneo olimpico. Sapete che Rocca era partito con la zona e il pressing, poi ha rettificato il dispositivo tattico con la marcatura a uomo. Palla intanto affidata a Ljung, parte il traversone, ancora libero Enquist, per nostra fortuna non aggancia in piena area di rigore, ma bisogna stare un momentino più attenti là dietro, altrimenti sono guai. Ecco l'iniziativa intanto da parte di Evani. Mauro, buono il suo dribbling, si avvicina all'area di rigore, entra in area, tira, traversa piena, incrocio dei pali clamoroso, colto da Mauro che vedete si sta rammaricando. Sono trascorsi appena 3 minuti di gioco e ci sono state già più occasioni da gol, 2 per la Svezia e una clamorosa per l'Italia. Vedete il gran tiro di Mauro che va a finire proprio sullo spigolo tra traversa e palo. La rovesciata intanto è di Nilsson. A centrocampo si lotta con accanimento ed è De Agostini che viene toccato duro da Limpar. Ammonizione per Limpar. A terra De Agostini. Limpar è l'unico giocatore di questa nazionale olimpica svedese che militi all'estero, gioca in Svizzera con lo Young Boys. Dolore al tallone, ma stoicamente ha accettato di scendere in campo. Ecco la sua battuta in profondità sulla respinta De Agostini. Evani, Tassotti,
parte il lancio a cercare Rizzitelli, il colpo di testa è proprio di Stern, disturbato da Rizzitelli, interviene Bighet, l'arbitro, a comandare la punizione per la Svezia. Portiere Sven Andersson, il capitano Arnberg, gioca con il Brage, ancora Arnberg, l'altro centrale Lönn del Norrköping. Ecco il suo lungo lancio in profondità, Tassotti, poi viene battuto inesorabilmente in acrobazia Iachini, però la palla è ancora nostra con questo lancio di Crippa, sfiorato di testa da Tern e messo in fallo laterale. Al solito gli svedesi hanno un impianto fisico straordinario, atleti davvero eccezionali sul piano della struttura. De Agostini, Pirdis, Mauro, Iachini, Rampati, De Agostini, Evani, Pirdis, buono il triangolo! De Agostini tenta di far entrare il pallone che però viene intercettato da Lönn proprio al limite dell'area. Palla ora per Tern, contrattacco svedese. Tern va via, calibra poi il lunghissimo traversone. Attenzione, c'è la palla per Elström, si gira Elström, la dà fuori a Ljung, il colpo di testa all'indietro è di Crippa e ne salta fuori un calcio d'angolo. Non giochiamo male in fase di preparazione in avanti, appaiamo un pochino distratti in difesa. La Svezia tra l'altro ha una sola punta, quindi il punto di riferimento è piuttosto aleatorio e dubbio. Angolo per la Svezia, il secondo della partita. Svetta tacconi, mette fuori, il colpo di testa poi è di Lönn, ancora nel mucchio Ferrara, Iachini, Crippa, Rizzitelli. Partita gradevole fino a questo momento con ripetuti capovolgimenti di fronte, cerca spazio sulla destra Rizzitelli, con la punta del piede riesce a dare a Crippa che rovescia in mezzo, il colpo di testa all'indietro di Engqvist a favore del portiere Sven Andersson. Tern, Arnberg, Mikael Andersson, Ljung, puntatina in avanti a cercare l'inserimento di Engqvist, ma la palla è fuori. 8 minuti di gioco nel corso del primo tempo a Taigu, Italia e Svezia, gara eliminazione diretta, vietato sbagliare, sono sullo 0-0. Vi ripeto che la squadra vincente giocherà dopodomani a Busan contro l'Unione Sovietica. Ora c'è un recupero da parte dei nostri con Mauro che ha dato a tacconi, lo stesso Mauro si reimpossessa della palla. Tassotti, De Agostini, Pirdis, Evani, buona la finta, mette in mezzo a cercare De Agostini, anticipato, ma c'è Pirdis, cambia gioco Pirdis su Rizzitelli, colpo di testa fuori per Crippa, e Crippa al momento del tiro è disturbato, c'è calcio d'angolo per gli azzurri, si avvicinano molto bene all'area di rigore avversaria i nostri giocatori, tra l'altro da una parte e dall'altra c'è stata qualche sbavatura in fase di palleggio proprio perché l'erba è bagnata dalla pioggia e quindi particolarmente insidioso risulta il controllo. Va a battere dalla bandierina Evani, mentre vedete inquadrato Sven Andersson, portiere che gioca con l'Orgate, parte il traversone, messo fuori, ma De Agostini ripropone ancora il cross, sempre Lönn messo fuori, e quindi c'è il fallo di De Agostini su Nilsson. La battuta Roland Nilsson, il portiere Sven Andersson, Ljung, Arnberg, Lönn, parte il suo lungo lancio, si prepara lo stacco Crippa, è uno stacco vincente, la palla è per Mauro, ora per Pirdis, Mauro,
circondato da tre avversari, viene fermato e parte in contrattacco la Svezia con Mikael Andersson, e poi il preziosissimo Iachini subentra da a Ferrara. Mauro, ancora Ferrara, resiste a una carica. De Agostini, Brambati, Rizzitelli, si muove molto, Brambati, in profondità, recupera la palla Evani, palla che poi termina Mauro, triangolo con lo stesso Evani, traversone, deviazione all'indietro e il portiere va a evitare l'angolo. Lyung. Limpar. Il rinvio di Brambati. Per la rimessa di Lyung. Su Arnberg. Altro difensore centrale, Lund del Norrköping, tre presenze in nazionale A. E questo è Roland Nilsson del Göteborg, ha 15 presenze in nazionale. Il suo lancio in profondità è controllato da Tassotti. Tassotti ha ora qualche problema, deve girarsi. C'è calcio di punizione per gli azzurri, la carica di Mikael Andersson è stata considerata irregolare. Nubi nere e minacciose incombono sul cielo di Taegue, piovuto dalla mattinata, il fondo del terreno è naturalmente zuppo d'acqua e ciò determina parecchi problemi. Tassotti verso De Agostini, che non viene raggiunto dalla palla per l'intervento di Tern. Tern è un giocatore di appena 21 anni, gioca con il Malmö e, come vi ho detto, andrà a giocare in Svizzera quest'inverno. De Agostini. Rizzitelli. Pirdi. Crippa. Mauro. Evani. Brambati, Mauro. Evani, spostato dall'altra parte, effettua il traversone, Rizzitelli va a cercare lo stacco, riesce anche a colpire di testa, ma la palla termina a fondo campo, inquadrato Rizzitelli. Oltre alle variazioni di natura tattica portate da Locca, ci sono state anche alcune sostituzioni individuali, la più vistosa delle quali riguarda il ruolo di libero. È stato escluso Cravero ed è stato inserito Tassotti. Poi in difesa è entrato Brambati e in attacco Rizzitelli al posto di Carnevale. Virdis intanto. Salta un avversario ma lo ferma Tern. Quindi è Lyung in possesso di palla. Hardenberg. Lund. Nilsson. Lund. Molto lenta, come vedete, la manovra d'approccio degli svedesi. Lund. Ed ecco il centrocampo scavalcato con il lancio lungo, Tassotti ben piazzato, De Agostini rovescia al centro, ma sulla palla c'è Andersson che mette in movimento Nilsson. Ecco il suo suggerimento centrale verso Enqvist, il quale gira ancora su Mikael Andersson, fa venire in avanti Andersson Lyung, quindi Nilsson. E azione pallosa ai danni di Limpar. In effetti la Svezia gioca con una sola punta fissa, Elström, e questo Limpar retrocede molto, è un giocatore molto versatile tatticamente. Il fallo è stato commesso da Ferrara. Lo batte Arnberg. Palla nel mucchio, il colpo di testa è di Tassotti, sulla palla è Evani. Ancora un colpo di testa di Arnberg, Brambati, fuori gioco di Elström. Abbiamo corso qualche rischio nella fase iniziale della partita, poi siamo andati vicinissimi al gol con la clamorosa
traversa il palo proprio all'incrocio, colto da palla buona intanto per Virdis, colto da Mauro, serviamo Virdis, parte il traversone, il colpo di testa è di Nilsson e c'è azione pallosa. Quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 a Taigu tra Italia e Svezia, quarto di finale del torneo olimpico di calcio, eliminazione diretta. La vincente a Busan contro l'Unione Sovietica tra due giorni. Len, Roland Nilsson, Turn, c'è un fallo ai danni di Ferrara, il fallo è stato commesso da Limpar. Tassotti, Brambati, non corre rischi e cede opportunamente a Taccone. Biachini, Mauro, Crippa, Brambati, Tassotti. Si infila fra due avversari, Tassotti viene in avanti, chiede triangolo a Evani, viene poi fermato in seconda battuta, contrattacco svedese, ben piazzati i nostri, opportuna la copertura di Biachini che è andato a prendere il posto di libero sull'avanzamento di Tassotti. Mauro, Biachini, puntata di Biachini, carambola su Evani, poi è Mauro che riconquista un pallone, lo dà in profondità ma Lönn intercetta, ancora un anticipo splendido da parte di Biachini che riceve il passaggio di ritorno da Virdis, il suo traversone viene fermato. Anderson, Limpar, gioca uomo su di lui Ferrara, cambiano gioco gli svedesi con questo inserimento di Joachim Nilsson, il quale però non riesce a controllare in tempo il pallone. Tipico gioco alla svedese, direi, con improvvisi e inserimento dei centrocampisti e dei difensori. Tassotti, Mauro, finta di Riccitelli ma non c'è nessuno. Per la rimessa Roland Nilsson. Palla sfiorata da Enqvist, controllata da Tassotti, affidata a Brambati. Ferrara, Tassotti, De Agostini. Tocca De Agostini in profondità, il recupero è di Tern a vantaggio di Lönn. Arnberg, lunghissimi e un po' macchinosi all'apparenza i due difensori centrali svedesi, ma naturalmente sulle palle alte sono difficilmente superabili. Ancora Lönn, sbaglia, ne approfitta Evani, Evani per Virdis, c'è Mauro ma il passaggio è corto, Mauro però entra ugualmente in possesso di palla, palla alzata da Evani. Vedete le spavature anche da parte dei difensori svedesi che secondo quella che può essere considerata un'autentica tradizione del calcio di quelle parti sono atleticamente molto forti ma hanno piede un po' ruvido. Brambati, Crippa, su Crippa interviene, gli ruba la palla Anderson, parte il traversone, non c'è nessun svedese. De Agostini batte lungo col sinistro, troppo lungo per Riccitelli, nessun problema per la retroguardia svedese. Ljung, 19 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 a Taigu tra Italia e Svezia, gara eliminazione diretta, quarto di finale. Arnberg, Tassotti, Biachini, Mauro, apertura per De Agostini il quale tenta lo stop a seguire, è costretto a fermarsi. Evani, Mauro, Tassotti, Brambati, Biachini, Mauro, buona azione tutta di prima da parte dei nostri e azione pallosa ai danni di Mauro, sul piano del palleggio siamo superiori.
giallo vedete di Enqvist, giocatore del Malmo, anch'egli vanta 8 presenze nella nazionale maggiore di Svezia. Squadra molto esperta quella di Lennartsson. Mauro alla battuta. Bassotti, Mauro. Evani, poi Ferrara. Ferrara effettua il rilancio che viene rimpallato da Elström, poi sorveglia la situazione Brambati. Ancora Ferrara. Trippa. Bassotti. Virdis. Il colpo di testa era buono sul piano delle intenzioni verso Mauro, però la palla è stata solo sfiorata. Jung. Arnberg. Sono 21 intanto i minuti di gioco nel corso del primo tempo. La Svezia sta molto sulle sue. Iachini incredibilmente riesce a conquistare un pallone di testa, palla poi per Roland Nilsson, Brambati, De Agostini. D'esterno verso Virdis, tentativo di colpo di tacco, serie di rimpalli che finiscono per favorire Enqvist. Enqvist su Ljung, Ljung per Andersson, poi Enqvist ancora, quindi i nostri con Rizzitelli. Volata di Rizzitelli. Rizzitelli entra in area di rigore, costretto poi a decentrarsi. Sempre Rizzitelli, serie di finte, perfetto il suo dribbling. La palla poi è per Mauro, anche Mauro va via in slalom magnificamente. Poi da fuori la finta, De Agostini, deviazione, palla in calcio d'angolo. Grande azione dei nostri con i solisti Rizzitelli e Mauro. E poi la conclusione di De Agostini, sulla quale c'è stata una deviazione. Vedete la ottima finta, la palla per De Agostini, il tiro era bene indirizzato, è stato deviato in calcio d'angolo dall'On. E se non altro dimostriamo molta vitalità, molto carattere. Questa avventura olimpica della nostra nazionale è stata accompagnata da un'infinità di polemiche, soprattutto dopo l'incredibile sconfitta con lo Zambia. Osserviamo intanto ancora Mauro che mette verso il centro, però è stato anticipato Crippa e il disimpegno svedese però non va a buon fine. Rimessa. Sostituzione delle file della Svezia. Sta per entrare in campo un giocatore molto conosciuto dalle nostre parti. Si tratta di Eskilsson, numero 14, che va a prendere il posto di Limpar. E probabilmente Eskilsson giocherà in posizione più avanzata. Eskilsson ha già militato nelle file della nazionale Under 21 della Svezia, giocando contro gli azzurri e giocando molto bene. Gioca con lo Sporting Lisbona. Rischia un po' Tassotti. La palla è per Ferrara che la indirizza al lontano Taccone. 23 minuti del primo tempo, esce l'Impar, entra Eskilsson. Colpo di testa di Lönn. Palla verso Andersson, però c'è l'anticipo di Mauro. Va Mauro, parte il suo traversone, c'è Rizzitelli che non riesce a incornare, poi va all'inseguimento del pallone, guadagna un fallo laterale. È stato Roland Nilsson a mettere fuori. Evani, De Agostini, parte il traversone, Virdis e poi il tiro di prima intenzione bellissimo da parte di Mauro, fuori ancora di un soffio. Con la punta del piede si è disteso in ottimo riflesso Mauro e ha messo fuori di poco, mentre avete visto Lennartsson, l'allenatore svedese, che dà le sue indicazioni. In effetti, visto dal di dietro, il tiro è terminato abbastanza abbondantemente fuori. Colpo di testa di Brambati, palla sfiorata da Nilsson e rimessa degli azzurri. Crippa. Brambati. Crippa. Crippa viene attaccato, resiste. Poi però è costretto a mettere fuori. Rocca.
a effettuare la rimessa. Poi c'è un fallo ai danni di Brambati, gran combattente. Tassotti, Mauro, corre molto, sempre lo scambio fra i due, Massimo Mauro e Mauro Tassotti. Mauro, a Virdis, sul fondo, il cross, palla messa fuori e gli svedesi poi si avvalgono della loro superiorità fisico-atletica, della loro statura. Molto spesso riusciamo a guadagnare la linea di fondo campo per effettuare traversoni che sarebbero insidiosi, ma i lungagnoni della difesa svedese quasi sempre hanno la meglio sui nostri, sulle palle alte. Brambati, Mauro, cambia gioco a cercare Ferrara. Ferrara vince un contrasto, dà poi a Rizzitelli, tentano di combinare ancora i due, interviene Tern ed ha in profondità Tassotti. Tacconi, De Agostini, Rizzitelli, fermato ancora, sfiora di testa Mauro, subentra Brambati, subisce fallo, a terra Brambati. Il fallo è stato commesso da Elström mentre Eskilsson ha assunto una posizione più avanzata rispetto a Limpar, quindi la Svezia, che era partita con 5 centrocampisti e una sola punta, ora gioca con il più classico 4-4-2. Tassotti, palla è per Mauro. Mauro è un gran giocoliere e dà un pallone per Crippa in posizione millimetrica di fuorigioco. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, siamo sullo 0-0, non ha giocato male la nostra nazionale. Palla ora per Roland Nilsson. Ecco il lancio in profondità, c'è un doppio rimpallo, Brambati tocca Tassotti, Tassotti effettua il rilancio e in fuorigioco Rizzitelli. Fa la battuta Arnberg. Bighet, l'arbitro francese, lo fa arretrare, è un arbitro famoso soprattutto per la sua pignoleria sulle punizioni quando deve essere osservata la distanza. Batte Arnberg, il capitano della nazionale olimpica svedese, colpo di testa di Brambati, rinvio con il destro di De Agostini, colpo di testa di Virdis, arriva Evani da Rizzitelli, Rizzitelli cambia gioco, cerca Mauro, Mauro riesce solo a sfiorare il pallone, la rimessa è svedese. Intanto mi comunicano dalla regia di Seul, Carlo Sassi, che anche la partita tra Brasile e Argentina, altro quarto di finale che si sta disputando contemporaneamente, è sullo 0-0. Vi ricordo altresì i risultati del pomeriggio: l'Unione Sovietica ha battuto per 3-0 l'Australia e la Germania ha vinto 4-0 sullo Zambia. Ancora un buon colpo di testa di Virdis e il tocco all'indietro di Lyon per il portiere Sven Andersson. Lenn, Tern, Roland Nilsson, ancora Tern fermato da De Agostini. Lo stesso Tern effettua la rimessa indirizzandola su Enqvist. Perdono la palla gli svedesi ed è Mauro che imposta il contropiede per i nostri, velocissimo Mauro supera la metà campo, c'è Rizzitelli sulla destra, Mauro va al dribbling, viene steso, il fallo è di Arnberg. Mezz'ora esatta di gioco a Taegu, Italia e Svezia 0-0.
Vi ricordo che in apertura di partita Mauro ha colto un clamoroso incrocio dei pali, mentre ora vedete Piguet che fa osservare l'esatta distanza. Gli svedesi sono giocatori corretti, parte Virdis, poi è De Agostini che prova il tiro ribattuto sulla respinta Tassotti. Scattano in avanti a cercare il fuorigioco gli svedesi, vengono pescati però in contrattempo dagli azzurri e il portiere Sven Andersson è costretto a precipitosa uscita con palla in fallo laterale. È Mauro ora, fa il dribbling Mauro, cerca spazio su Nilsson, butta in mezzo, colpo di testa di Tern, Brambati, De Agostini con il tacco verso Evani, ma la palla risulta leggermente troppo angolata e quindi incontrollabile. Roland Nilsson, ricorderete, giocò con la nazionale di Svezia anche le partite di qualificazione valide per l'europeo. Sfiora la palla Eskilsson, la conquista Crippa, parte il lancio di Crippa verso Virdis, ma Virdis è in ritardo, quindi è Lönn sul pallone. Mikael Andersson, Ljung, Brambati, Iachini, Evani, Rizzitelli che va a stringere su Arnberg, il quale disimpegna a favore di Ljung, prolunga Ljung, ma il pallone è prontamente riconquistato da Mauro, affidato a Evani, da questi a Virdis, tentativo di triangolo, tocco all'indietro di Joachim Nilsson, ora è Roland Nilsson. Eskilsson, palla fuori, giocatore che gode di più considerazione dalle nostre parti che in Svezia. Parlando con i colleghi proprio di questo Eskilsson, mi meravigliavo della sua esclusione e i colleghi svedesi mi dicevano che ha avuto la buona sorte di giocare alcune ottime partite con la nazionale Under 21, ma che non è poi questo fenomeno. Mauro verso De Agostini, anticipato, il rinvio è di Ferrara, aggancia De Agostini ma non può evitare l'out. Terna, cambio, provvede De Agostini. 33 minuti nel corso del primo tempo a Taigu, 0-0 tra Italia e Svezia. De Agostini ha ricevuto da Evani, Virdis, De Agostini trova un varco sulla sinistra, scaraventa subito in mezzo Rizzitelli e fra due avversari, il colpo di testa è di Ljung, rimessa dalla parte opposta. Crippa, Brambati, Mauro fa il dribbling, perde la palla, gli svedesi abbozzano il contrattacco e Andersson in possesso di palla, quindi il suggerimento è verso Enquist, su Enquist Iachini. Va a effettuare la rimessa Mikael Andersson, 14 presenze in nazionale A, gioca con il Göteborg. È da supporre che abbia un lancio molto lungo, così è infatti. Colpo di testa di Tassotti, palla campanile, poi al limite ancora tenta la battuta ma alza la mira il giocatore Enqvist, lo vedete inquadrato. Poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo, Tassotti in possesso di palla. Brambati, Ljung, lancio in profondità verso Eskilsson, Tassotti con molta calma, Mauro, Iachini, Crippa,
Frippa butta in mezzo per Virdis che di petto da Iachini, il quale di prima cerca De Agostini. C'è stato il colpo di testa di Anderson, la palla però è ancora per De Agostini. Parte il traversone che viene tenuto in campo. Iachini, Virdis tenta la rovesciata ma stretto da un avversario non può coordinarsi. Ancora una piccante azione d'attacco da parte dei nostri. 0-0. Lönn, Ljung, attenzione, bisogna che qualcuno si fermi, torna Virdis, colpo di testa ma la posizione irregolare di Öllström. Fassotti, Frippa, Fassotti, Mauro, fallo su di lui, è stato commesso da Mikael Anderson. Frippa, Mauro, anzi Evani, Evani attaccato alle spalle, perde il pallone, Tern, torna Evani su di lui, sempre Tern, Tassotti, stupendo il suo intervento, il tocco all'indietro a favore dei tacconi, avete visto con quanta classe abbia messo fuori tempo con una finta l'avversario Tassotti e abbia poi disimpegnato su tacconi, il cui rilancio è respinto di testa da Ljung, poi Anderson, quindi gli svedesi che vengono in avanti e c'è un fallo di Brambati. Fallo è di Brambati su Elström. Ammonizione per Brambati. Vi ricordo che i giocatori ammoniti sono Tacconi, De Agostini, Ferrara, Mauro, Colombo e Rizzitelli, ora anche Brambati. Una doppia ammonizione comporta automatica squalifica. Alla battuta Arneberg. Virdis e poi c'è il tiro che termina fuori di pochissimo da parte di Lönn. Ancora un disimpegno non impeccabile da parte della nostra retroguardia sul colpo di testa di Virdis mentre gli altri azzurri stavano fermi. La palla è arrivata a Lönn, ecco che rivediamo e osservate il tiro che termina fuori di pochissimo da parte di Lönn. Mauro, Tassotti, beh Tacconi, Tassotti ora, Fiora Iachini, si è un po' allentata la morsa dei nostri attacchi e per poco comunque Rizzitelli non approfittava di un disimpegno all'indietro un po' avventato di Lönn. De Agostini, la rimessa è svedese. 6 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo che nella fase centrale è stato giocato molto bene dagli azzurri dell'Olimpica, quali però dovrò vedersela con una formazione compatta. Ora c'è un fallo di Ferrara su Eskilsson. Va la battuta Mikael Anderson. Pericolo costante vista l'abilità sulle palle aeree dei nostri avversari, battuta molto lunga, palla raggiunta da Ljung, data fuori a Nilsson e il pallone poi termina direttamente a fondo campo, non si tratta di calcio d'angolo. Vedete l'atteggiamento un po' plateale dell'arbitro che è il francese Piguet, si avvale nella circostanza della collaborazione del polacco Liskiewicz e di Diramba del Gabon. Tassotti, Frippa, Mauro a cercare Virdis che non è uno scattista, Arneberg, Lönn, Ljung, Hardberg, il
cambiano ripetutamente i due difensori centrali svedesi, poi avanza Arnberg cedendo di nuovo a Lund. Roland Nilsson. Stern. Sinistro a cercare ancora Roland Nilsson, il cui controllo è difettoso. Roland Nilsson, 15 presenze con la nazionale maggiore di Svezia, 41 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 qui a Taegu nel quarto di finale del torneo olimpico di calcio tra Italia e Svezia. Brambati, Sassotti, Sacconi, Birdis in fallo laterale, Arnberg, temperatura decisamente fresca, non piove più. Birdis tenta di difendere il pallone, guadagna una rimessa laterale che sarà effettuata da Brambati. Mauro, tiene via bene Mauro, tocca poi su Sassotti. Sassotti cerca De Agostini, ma il pallone, reso viscido dall'erba umida, diventa imprendibile per De Agostini. 3 minuti alla fine del primo tempo, un primo tempo nel corso del quale soprattutto nella fase centrale l'Italia ha articolato alcune buone manovre, è andata vicina al gol, vi ricorda soprattutto l'incrocio dei pali colto in apertura da Mauro. Ma bisogna anche ricordare alcune pericolose puntate offensive degli svedesi, a testimonianza del fatto che i meccanismi difensivi dei nostri non sono ancora perfettamente a punto. Fallo intanto su Mauro, è stato commesso da Roland Nilsson. La palla è per Evani. Evani la fa filtrare su Iachini, che gliela restituisce. Ancora Evani, che trova ora Mauro. Mauro per De Agostini, possibilità di effettuare il traversone, ma De Agostini viene giudicato in posizione irregolare. Risultato in bilico tra Italia e Svezia, gara anche gradevole, due scuole calcistiche a confronto, più raffinati palleggiatori nostri, più ai tanti fisicamente portati al gioco atletico naturalmente gli svedesi. Arnberg, Stern, Nilsson, Brambati, Stern e poi non aggancia Elström ed è Iachini che dà a Mauro. Mauro va in dribbling su Anderson che lo bracca ancora e lo stende. Non fanno complimenti. Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, siamo sullo 0-0. Brambati ha scambiato con Mauro e Mauro effettua la battuta lunga sulla quale interviene a sfiorare il pallone Virdis, ma è pronto Sven Andersson, il portiere, a bloccare. Ljung cavalca il centrocampo con questo lungo lancio in direzione di Joachim Nilsson e c'è fallo dello stesso Nilsson, anzi rimessa laterale già effettuata, tempo che sta per scadere. Tassotti, Virdis, Virdis riceve da Mauro, disimpegna su Crippa, effettua il traversone Crippa, c'è Evani che viene battuto in acrobazia da Anderson, quindi Tern, buon giocatore questo Tern, fallo di mano di De Agostini, attenzione De Agostini, si becca una ammonizione che per lui significa squalifica automatica, era già stato ammonito De Agostini, un vero peccato, probabilmente un gesto istintivo da parte di De Agostini. Batte la punizione Anderson, lunghissima. Sassotti ferma e rilancia in fallo laterale.
Scade in questo istante il 45esimo minuto del primo tempo, siamo sullo 0-0, finisce in avanti la Svezia, Nilsson tenta il triangolo, poi De Agostini che lavora il pallone ma finisce per perderlo su Nilsson, parte il traversone, pericolosissimo, e Brambati è costretto in angolo. Bisogna stare attenti a effettuare questi disimpegni un po' leggeri perché piombano come falchi sull'avversario in possesso di palla gli svedesi. Joachim Nilsson dalla bandierina. Colpo di testa ancora di Brambati. Poi il pallone controllato da Crippa, Crippa che lo dà a De Agostini. De Agostini che lo fa. Secondi 45 minuti, l'arbitro Piguet francese conta i giocatori, la prudenza non è mai troppa, e dà il via. Abbiamo rivissuto dell'intervallo le imprese davvero straordinarie dei nostri canottieri e speriamo che costituiscano un buon viatico anche per questa nostra nazionale olimpica di calcio che faticosamente sta tentando di costruire la sua strada verso le semifinali. Riccitelli. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo. È Terni in possesso di palla. Ora Roland Nilsson in profondità verso Enquist. Parte il traversone, disturbato da Iachini. Tocca De Agostini e trova Riccitelli. Verdi. Triangolo Verdi. Un dribbling, il tiro fuori. Corleone molto astuto come sempre, Virdis si era preparato il tiro. Vedete che viene definito come Antonio, ma il suo nome di battesimo vero è Pietro Paolo, è una pizza del cervello elettronico. Data prova ancora la Svezia e c'è questa azione fallosa di De Agostini. Ricordo che De Agostini è stato ammonito nel corso del primo tempo e pertanto dovrà scontare un turno di squalifica. Eskilstop, angolo, ha stretto su di lui la marcatura Ferrara. Si riprende con un calcio d'angolo a favore della Svezia, angolo che sarà battuto da Joachim Nilsson mentre è venuto in avanti lungo Lönn e anche Ljung, sono i due difensori, uno centrale e uno di fascia. La parabola, il colpo di testa è stato di Mauro in palo laterale. Per la rimessa Mikael Andersson. Roland Nilsson butta nel mucchio, c'è il fuorigioco di Enquist. Tacconi a Brambati. De Agostini. Il lancio è in profondità, mi chiamano in cuffia, rispondo, sì. Riccitelli intanto è in posizione irregolare. Roland Nilsson, parte il lancio a cercare Eskilsson, sul quale in marcatura Ferrara, disturbo di Eskilsson, calcio di punizione a favore degli azzurri. Due minuti di gioco nel corso del secondo tempo, a terra Ferrara, ha commesso su di lui fallo Eskilsson. Si prosegue sullo 0-0, un primo tempo abbastanza piacevole, vedete intanto la panchina svedese con il selezionatore Lennartsson, si è rimesso in piedi Ciro Ferrara, la palla è per Tacconi. Il colpo di testa di Ljung, quest'altro di Elström, poi il lancio in profondità, Tassotti. Tassotti viene disturbato da Eskilsson ed è costretto in palo laterale, forse l'ultimo tocco era stato di Eskilsson, rimessa comunque svedese con Mikael Andersson.
lancio molto lungo, Sassotti. Poi Iachini, dopo il tocco di Evani, Rizzitelli, Mauro Rizzitelli che viene fermato. Serie di rimpalli e pallone che diventa abbastanza insidioso, tant'è che Tacconi deve precipitosamente uscire dai pali. Ha servito poi Tacconi De Agostini, lancio di De Agostini verso Rizzitelli, Rizzitelli al limite, palla per Virvis, cerca spazio Virvis, un dribbling, tiro, gol! Gol! Gol di Pietro Paolo Virvis, splendido! Slalom in piena area di rigore e situazione sbloccata, quarto minuto del secondo tempo, Virvis per l'Italia, 1-0, gran gol. Rivediamo, vedete Virvis che mantiene la calma, un dribbling, un secondo, l'angolino infilato, nulla da fare per Sven Andersson, gol di Pietro Paolo Virvis su assist di Rizzitelli. Rivediamo la prodezza del Milanista che manda anche il portiere da una parte e il pallone dall'altra. Immagini ora di nuovo in diretta, ecco il lancio in profondità, la ribattuta di De Agostini, la palla è per Engqvist d'esterno, ma c'è ancora De Agostini verso Mauro, quindi il pallone è affidato a Tern, ma è fuori. Alla rimessa Tassotti. Mauro, va al palleggio Mauro, disturbato da due avversari, vedete il suo corpo a corpo, la palla è per Iachini, il lancio è ancora indirizzato su Rizzitelli, avanza Rizzitelli, attende rinforzi, li trova in Iachini, viene a sostegno anche Mauro, cambia gioco Mauro, e il pallone in piena area di rigore, poi è toccato fuori verso Virvis in ritardo, viene anticipato da Anderson, combattono ancora i nostri, vedete De Agostini, la palla per Rizzitelli, serie di finte, e poi non trova il tempo per la battuta, ma recupera il pallone Mauro sul quale c'è il fallo, buon momento per gli azzurri, un po' del pallone come suol dirsi gli svedesi che hanno rischiato anche il secondo gol. Brambati, Crippa, sempre Crippa, cerca una soluzione, la prova con il tocco su Virvis, non filtra il passaggio di Virvis, la palla poi è fuori, sfiora Virvis, rimessa svedese. 6 minuti abbondanti di gioco nel corso del secondo tempo, la nazionale olimpica italiana conduce per 1-0 nei confronti della Svezia. Palla per Arnberg. Tocco di Terna, il suggerimento in profondità per Anderson, Iachini straordinario, il suo tocco però è leggermente fuori misura, Enquist in profondità, Tacconi, suggerimento di Elström a chiudere il triangolo verso Enquist, ma Tacconi ha sbrogliato. Tassotti, Crippa, Mauro, bel palleggio di Mauro, forse fallo su di lui, invece l'arbitro punisce Virvis per l'intervento a gamba tesa. Alla battuta Ljung, 7 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Italia 1, Svezia 0. Batte Ljung, colpo di testa di Brambati, poi rinvio di Tassotti, sfiora la palla Ljung e la rimessa è azzurra. Mauro ancora addolorante per la carica subita in precedenza, da Crippa, Crippa di piatto su Virvis, Virvis a Mauro, Mauro a cercare ancora Virvis, Ljung. Crippa, Mauro va ancora al palleggio, viene nuovamente fermato, si lotta con grande accanimento, calcio di punizione fischiato dall'arbitro francese Piguet per il fallo di Brambati, punizione battuta da Ljung,
molto lunga. Gli svedesi penetrano con Terna, ecco il traversone, Tacconi riesce a respingere coi pugni, poi vanno in disimpegno i nostri, vedete Tacconi, Evani, poi De Agostini, Rizzitelli, Arenberg per gli svedesi, Ljung che batte in qualche modo, è prontissimo a recuperare Evani che lancia con l'esterno a Mauro, Mauro in posizione di ala destra, di fronte Ljung, lo punta, fermato, ma c'è ancora Evani, parte il cross, palla messa fuori, rincorsa ancora da Virdis, su Virdis forse fallo, De Agostini, De Agostini tra due avversari tenta di filtrare, vince il corpo a corpo, dà ancora a Virdis, in area Virdis, angolo, calcio d'angolo. E quando attacchiamo, soprattutto tenendo la palla bassa, mettiamo in vistosa difficoltà gli atletici, i difensori svedesi più lenti e più impacciati sullo stretto rispetto ai nostri attaccanti. Sono ora 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, il risultato è di 1-0 a nostro favore, fruiamo di un calcio d'angolo che viene battuto da Evani. Parabola molto insidiosa, ha sfiorato di testa Lönn, la palla è fuori per Crippa, Crippa ripropone il traversone, Iachini prova il tiro, ancora ribattuto, Brambati all'indietro su Tassotti. Escono dal fuorigioco i nostri, lungo lancio di Tassotti, la palla poi viene giocata su Eskilsson, Eskilsson e Ferrara, calcio di punizione di a favore della Svezia per il fallo. Ecco il lancio da profondità, vi si proietta Anderson, Anderson e Ferrara, Ferrara alla meglio, molto bravo, De Agostini riceve il passaggio di ritorno da Evani, cambia gioco De Agostini, c'è Virdis, arresta di petto, mette giù, viene attaccato immediatamente però fermato da Nilsson, Nilsson va in azione isolata, cede poi all'indietro a Ljung, sinistro secco di Ljung, respinge De Agostini, Ferrara, Evani, ottimo lavoro di Evani, il cui lancio però viene respinto, recupera Evani, Iachini, Mauro, slalom di Mauro che poi perde la palla, attenzione il lancio comunque troppo lungo, desistono gli svedesi e va al comodo recupero Tassotti che cede a Crippa. Brambati cederà a Tacconi. Sono ora 12 minuti di gioco nel corso del secondo tempo e il risultato è di 1-0 a nostro favore. Colpo di testa di Ljung, è fuori. Crippa. L'arbitro francese, vedete che ammonisce Crippa e questa è un'ammonizione che francamente mi lascia un po' perplesso. Primo cartellino giallo comunque per Crippa, il terzo azzurro che Piguet annota nel suo taccuino. Un po' teatrale questo arbitro francese. Crippa. Ristelli caricato, poi Brambati, fallo di Brambati. Il fallo è stato commesso su Elström, una delle due punte svedesi. Attenzione, battuto a sorpresa il calcio di punizione a favore di Anderson, di fronte Tassotti, riesce a effettuare il traversone molto lungo, va De Agostini e sfiora in calcio d'angolo. Joachim Nilsson dalla bandierina. Svedesi che naturalmente si rovesciano in avanti nel tentativo di riagguantare il pari. Calcio d'angolo battuto da Joachim Nilsson. Colpo di testa di Brambati. Poi allontana Evani. Mette giù Arnberg. Sbaglia il tocco e ne approfitta Rizzitelli. Ecco Rizzitelli che lancia su Iachini. Iachini velocissimo.
verso l'area di rigore, il tocco all'indietro, stavolta bello, bisogna ammetterlo, di Lenn al proprio portiere. Joachim Nilsson, capitano Arnberg, battuta dalla parte opposta su Tern. Enquist, Ljung, di prima verso Andersson. Andersson per Enquist, Enquist in piena area di rigore, il tiro poi è di Joachim Nilsson, inquadrato, alto. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso della ripresa, siamo sempre sull'1-0, da qualche minuto subiamo il forcing offensivo degli svedesi. Battaccone direttamente al rinvio da fondo campo, la palla è verso Virdis che riesce a colpirla di testa e indirizzarla su Mauro. Mauro in profondità ancora verso Virdis e esce il portiere Andersson. Brambati, Brambati però sgomita a giudizio dell'arbitro ai danni di Elström, pertanto c'è calcio di punizione per la Svezia. Viene a batterlo Arnberg. Torna anche Virdi. Battuta centrale, stacco di Tassotti, palla per Virdis, Iachini che la scaraventa in profondità. L'Italia ha la tendenza un po' a retrocedere eccessivamente, ciò che consente alla Svezia di produrre azioni offensive, per la verità non lucidissime, ma abbastanza continue. Arnberg, Andersson, Brambati, rimessa italiana, De Agostini, Riccitelli, tocco all'indietro di Nilsson verso Arnberg, Andersson, vitalissimo, lungo il lancio, desistono tutti, lascia sfilare a fondo campo Tacconi. 16 minuti di gioco, 1-0 per l'Italia qui a Taegu, quarto di finale del torneo olimpico di calcio, eliminazione diretta. La vincente tra Italia e Svezia affronterà l'Unione Sovietica a Pusan martedì. Virdis, rimpallo, anticipato Riccitelli, palla per Andersson che sta dominando il centrocampo, viene Roland Nilsson, tocca indirizzando su Tern, stringono i nostri, riconquistano la palla. Poi c'è questo tocco di Evani sul quale si porta anche Mauro, palla affidata quindi a Joachim Nilsson, va verso il fondo Nilsson, braccato da Crippa, pasticcia in fase di palleggio, rimessa italiana. Evani, Mauro, un rimpallo, l'anticipo di Brambati, bellissimo, la palla per Evani, per Virdis, Evani, attenzione, rischio, tocco all'indietro, opportuno di Tassotti. Il rilancio di De Agostini, questa ribattuta degli svedesi, Andersson, Ljung, cresce la Svezia. Tassotti, ecco il suo rilancio, Mauro, la battuta intanto è di Mikael Andersson sul fondo, ma abbiamo la tendenza forse a rallentare un po' eccessivamente i disimpegni difensivi. Tacconi, palla verso Virdis,
colpo di tacco poi di Hellström, lunghissimo di Ferrara, palla per Mauro dopo la respinta, Mauro a cercare Virdis, posizione di fuorigioco. Roland Nilsson, Stern, Nilsson, Eskilsson, lancio a cercare Stern, su Stern De Agostini, saltato, parte il cross, c'è Tacconi, bloccato molto bene il pallone da Tacconi, che è l'ambasciatore dello sport italiano qui alle Olimpiadi, ha consegnato una pergamena al capitano svedese prima dell'inizio. La palla è fuori e la rimessa è italiana. Crippa. Mauro. Virdis. Crippa. Pallonetto verso Evani. Bello il colpo di testa su De Agostini. Il tocco all'indietro per Tassotti. Evani. Splendida finta di corpo, tocco ancora a Tassotti e lancio verso De Agostini per il colpo di testa di Anderson verso Lönn. Batte lunghissimo Lönn, è piazzato Crippa, intercetta, salta un avversario, cede a Evani. Avanza Evani, va in combinazione con De Agostini, riceve il passaggio di ritorno, sempre Evani. Evani però è costretto a sbagliare il tocco e pertanto Enqvist ora in posta per la Svezia. Sul Ljung. Sinistro lunghissimo. Errore ancora di Tern in fase di controllo. C'è una rimessa dunque per gli azzurri mentre abbiamo superato il ventesimo del secondo tempo e siamo sempre sull'1-0 a nostro favore. Rimessa di Tassotti. Virdis, Iachini, palla che si impenna, colpo di testa poi di Evani e di Brambati che molto opportunamente, anzi di Ferrara che molto opportunamente tocca all'indietro verso Tacconi. Intanto sono sempre sullo 0-0 Brasile e Argentina nell'altro quarto di finale che si disputa contemporaneamente a questa partita. Nilsson per la rimessa svedese. Arnberg. Enqvist. L'arresto di Ljung. Parte il traversone, c'è il colpo di testa di Brambati, intercetta però ancora Enqvist, chiama in avanti Nilsson, anticipo di Tassotti che va poi a suggerire il passaggio di ritorno e viene fuori in palleggio molto elegante, va Tassotti, il nostro libero che si improvvisa alla sinistra, sempre Tassotti si avvicina all'area di rigore, dà poi un pallone verso Virdis, pallone che non filtra per un soffio, Anderson. Molto bello l'inserimento di Tassotti, mentre ora è Anderson che porta il pallone in avanti. Palla verso Terma, arriva puntualissimo Iachini, va a effettuare il rilancio Evani, provano da quest'altra parte con Ljung gli svedesi. Ljung dà verso l'avanzatissimo Lönn, Ljung che poi effettua il traversone, attenzione c'è un pallone pericolosamente in area di rigore ma lo sciupano gli svedesi, Tassotti lo dà a Mauro, Mauro lo dà a Rizzitelli, c'è un buco, va Rizzitelli, si avvicina all'area di rigore, è un dribbling forse di troppo mentre era libero dall'altra parte Evani, Arnberger. Eskilsson fermato da Tassotti, 23 minuti nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 a nostro favore, palla per Roland Nilsson, in avanti anche il capitano Arnberg, parte il lancio e palla che termina a fondo campo,
e c'è l'arbitro che concede un incredibile calcio di rigore. E allora qui veramente non ci siamo, e qui non ci siamo. Arnberg era venuto in avanti, vedete, e va a contatto con Tassotti e l'arbitro concede un calcio di rigore che francamente non ci sta. E c'è stato contatto sì fra i due giocatori, ma non mi sembrava che Michael Anderson. Venticinquesimo, parte Anderson e tira fuori, c'è una giustizia, tira fuori. Anderson ha sbagliato nettamente il tiro e francamente, anche se naturalmente in questi casi si è sempre portati un po' a valutare le situazioni secondo il proprio punto di vista con una certa partigianeria, mi era parso che il calcio di rigore fosse stato concesso con eccessiva larghezza dall'arbitro per un contatto che indubbiamente c'è stato, ma che non mi sembrava della gravità sufficiente e necessaria per indurre un arbitro a concedere il calcio di rigore. Intanto è rientrato in campo Arnberg, il capitano svedese sul quale era stato commesso il fallo giudicato da rigore. Siamo ancora dunque sull'1-0 a nostro favore. Mentre Arnberg è in possesso di palla, c'è un fallo ora commesso da Crippa e siamo al 26esimo del secondo tempo, sull'1-0 a nostro favore. C'è una sostituzione nelle file italiane, sta per uscire Evani, che stoicamente ha giocato quantunque in imperfette condizioni fisiche, ha giocato anche bene, lascia il posto a un suo compagno di club, Colombo. Bravissimo Alberico Evani. Mentre anche la Svezia si prepara a far entrare un suo nuovo giocatore, e si tratta di Dalin, è un giocatore giovanissimo, è un mulatto, è un attaccante, grande speranza del calcio svedese. Entra Dalin ed esce Nilsson. Ora la Svezia è con tre punte. Dalin. Va della punizione Ljung, palla verso la nostra area di rigore. Ci si sgomita da una parte e dall'altra e stavolta Piguet comanda la punizione per gli azzurri. Tacconi e Tassotti. Serie di finte di Tassotti e poi palla a Tacconi. Attenzione, bisogna non indurre l'arbitro francese a penalizzarci per queste piccole perdite di tempo. Il colpo di testa intanto è di Rizzitelli, riconquista la palla prontamente Anderson. Ed ecco Colombo, il nuovo entrato, salta un avversario ma non il secondo. Vengono in avanti gli svedesi, il tocco poi a favore di Lon. Lancio di Lon sul nuovo entrato Dalin, poi la palla all'indietro, riconquistata dagli italiani. Colombo che effettua il lancio, respinta di Arnberg. Iachini, travolto, punizione per l'Italia. Poco più di un quarto d'ora alla fine, mentre a terra è rimasto il piccolo Iachini sul quale è stato commesso il fallo. Rivediamo. Vedete Iachini attaccato da Tern che lo ha travolto, la punizione è di Tassotti. Palla fuori. Lenn. Nilsson. Lancio in profondità, splendido lo stacco di De Agostini, la palla però è fuori, non è stata controllata da Tassotti. Arnberg.
Anderson, Arneberg, parte l'ennesimo traversone, la palla è al limite e poi sbroglia Ferrara, insistono gli svedesi, si accendono mischie furibonde dalle quali esce vittoriosamente Iachini. Mauro salta un avversario, molto bene, sempre Mauro in possesso di palla, termina a terra, l'arbitro facendo di proseguire, stavolta ha ragione, Enquist era in ritardo, Mauro e si è buttato a terra. Stern, Dalin e De Agostini, serie di finte di Dalin, De Agostini lo ferma in calcio d'angolo. Bloccata la situazione dell'altro quarto di finale a favore del Brasile che conduce per 1-0 sull'Argentina. Rete di Silva. Anderson, il tiro dalla bandierina. Fuori. Nel mucchio c'è stato un colpo di testa, probabilmente di Elström, che vedete inquadrato, la palla è risultata alta mentre abbiamo superato il quarto d'ora di gioco nel corso del secondo tempo e siamo sempre in vantaggio per 1-0 nei confronti della Svezia. Tacconi, Nilsson, Colombo, rivesta per gli svedesi effettuata da Roland Nilsson su Arneberg. Troppo lungo per Ljung, il difensore di fascia che era avanzato. Gli svedesi trovano qualche difficoltà, hanno prodotto uno sforzo notevole dopo essere passati in svantaggio. Rizzitelli ora guadagna un fallo laterale facendo rimbalzare il pallone sul corpo di Ljung. Mauro, tocco verso Rizzitelli, Rizzitelli però viene fermato da Enquist. Arneberg, Arneberg evita Virdis, poi dà un pallone sulla sinistra, quindi Enquist, ancora Enquist che ha ricevuto da Anderson, ecco che avanza Enquist, cede a Tern. Terna, Anderson, Anderson per Nilsson, Arneberg, bella azione degli svedesi, Anderson da quest'altra parte per Ljung, bisogna chiudere. Eskilsson, Ljung che effettua il traversone, c'è Tacconi che va a effettuare la presa mentre finisce a terra Elström. Tacconi, colpo di testa di Ljung, quest'altro di Crippa verso Rizzitelli, Rizzitelli anticipato all'indietro, poi Tern a favore di Roland Nilsson, subiamo troppo, palla per Tern, torna su di lui Colombo e lo costringe al fallo. Respiriamo se non altro, 13 minuti alla fine della partita, siamo sull'1-0 a nostro favore. Tacconi, sempre Tacconi che naturalmente cerca di guadagnare attimi preziosi, ecco il suo rilancio verso Virdis, è stato Ljung però a colpire di testa, poi il puntualissimo Anderson e la palla è per Virdis dopo il colpo di testa di Brambati, si decentra, Mauro riceve, traversone dalla parte opposta a cercare Colombo, pallonetto di Colombo e colpo di testa di Lönn, ma torna Colombo, ora c'è Arneberg, Brambati, ma la palla termina Eskilsson, Eskilsson la fa filtrare Ferrara, palla all'indietro per Ljung, pallonetto e anticipo perfetto di Tassotti, palla in fallo laterale, 11 minuti alla fine, sostituzione ancora nelle file italiane, entra Carnevale ed esce Rizzitelli. Completato il quadro delle sostituzioni delle due squadre, ecco l'uscita di Rizzitelli e l'entrata in campo di Carnevale, mentre la rimessa è di Mikael Anderson.
solito lancio molto lungo, colpo di testa proprio di Carnevale, poi Anderson si gira e lascia partire una sventola a Enquist, ma Taccone è attentissimo. Palla verso Carnevale che la sfiora di testa, è però sul pallone Lönn che lo indirizza su Anderson, da questi a Ljung. Bisognerebbe cercare di arginare gli svedesi prima che si avvicinino alla nostra area. Ecco il lancio verso Dalin. Dalin è seguito a uomo da quest'altra parte da De Agostini. Converge Dalin, De Agostini con la punta del piede lo ferma, evita, tenta di evitare in vano il fallo laterale Mauro. La rimessa è di Ljung. Stiamo soffrendo parecchio questo finale degli svedesi. Anderson, Enquist e poi l'anticipo da parte di Crippa con palla a Mauro. Mauro la indirizza su Colombo. Ecco Colombo che ha la possibilità di venire in avanti, cede ancora a Mauro, va in palleggio Mauro, rallenta e cede a Crippa. Pallonetto di Crippa per Iachini, ancora un pallonetto a cercare Colombo, il tiro di Colombo, c'è una deviazione di Hardberg con presa del portiere Anderson che mette subito in movimento Tern. Lancio di Tern ed è Ferrara che rovescia, quindi Enquist sulla palla, Mauro la conquista, va in dribbling su Eskilsson, lo supera facilmente, aie, poi però intuisce Enquist, cede ad Anderson, Anderson a Lönn, Lönn a Roland Nilsson, traversone, ribattuto, Carnevale, palla all'indietro e rimessa da fondo campo. 7 minuti e mezzo alla fine di questa soffertissima partita, stiamo conducendo per 1-0 nei confronti della Svezia, significherebbe entrare nelle semifinali ed affrontare la Unione Sovietica a Busan martedì. Ma gli svedesi sono ancora, vedete, pericolosi con Dalin che riesce a mettere in movimento Tern, Tern in mezzo, il colpo di testa provvidenziale di De Agostini, Iachini, Crippa che lascia a Mauro, Mauro che lancia verso Virdis, esce il portiere e blocca. Carnevale, poi Colombo, Carnevale, ancora Colombo, Colombo è il più fresco, ha 3 avversari, su di sé, tocca in mezzo ma non c'è nessun compagno che lo segue, ripartono gli svedesi, ancora Tern. Il lancio è indirizzato su Eskilsson, angolo, ci tocca soffrire fino in fondo. Vi ricordo che la Svezia ha anche fallito intorno al 25esimo un calcio di rigore con Anderson, che resta probabilmente però il miglior uomo in campo tra gli svedesi, va a battere il tiro dalla bandierina quando mancano 5 minuti alla fine. Sempre 1-0 per noi. Mischia e gol, gol degli svedesi, in Mischia ha trovato il tempo per il tiro vincente il giocatore Hellström e purtroppo è tutto da rifare. D'altronde stavamo subendo troppo, al 39esimo del secondo tempo Hellström segna per la Svezia e siamo sul risultato di parità 1-1. Rivediamo, vedete il tiro dalla bandierina di Anderson, il pallone messo giù e girato, scaraventato letteralmente in gol con buona prontezza da Hellström. Mauro, fermato ma subentra Carnevale, sul rimpallo Iachini, Ferrara, Ferrara d'esterno ma Ljung intercetta, effettua questo lancio lunghissimo sul quale c'è De Agostini che tocca a Tassotti, Tassotti evita un avversario, cede a Mauro, Mauro per Crippa,
Frippa si avvicina all'area avversaria, viene attaccato irregolarmente da Eskilsson, c'è calcio di punizione. Quattro minuti alla conclusione di questa sofferta partita, al 90°, ma vi ricordo che qui una delle due squadre deve vincere, per cui si andrà, se il risultato non si sbloccherà in questa manciata di minuti, ai supplementari. Mauro butta in mezzo, angolo, angolo provocato da Arnberg. Va a effettuare il tiro dalla bandierina Mauro, mentre vedete inquadrato il portiere Sven Andersson del Orgite di Göteborg. Mauro. Colpo di testa di Carnevale, anzi di sì, di Carnevale, parata del portiere Andersson. Passotti. Fuori gioco di Virti. Eggfist. Esce Taccone, fa su al pallone in due tempi, da Mauro. Pallo di Eskilsson. Passotti, palla ferma dice l'arbitro. Mauro, palla fuori, intendeva raggiungere Crippa, troppo angolato il passaggio. 3 minuti e mezzo al 90°. Palla per Lönn, ancora Lönn. Arnberg. Cambiano ripetutamente i due centrali, vedete che la Svezia ora ha ripreso a giocare così come aveva fatto nella parte iniziale della partita. Evidentemente cercano di far trovare, di far aprire qualche varco nella retroguardia italiana, anche se la tattica più produttiva è stata quella arrembante che ha consentito alla Svezia di pervenire al pareggio a 5 minuti dal 90°. Brambati per Taccone. Meno di 2 minuti alla fine. Il colpo di testa è di Arnberg a campanile. Poi a centrocampo il pallone carambola a favore degli svedesi, c'è Tassotti che anticipa tutti, viene ora attaccato da Eskilsson, il passaggio è per Ferrara, Ferrara a Mauro, ancora Eskilsson su di lui, e calcio di punizione mi pare di aver capito a favore degli italiani con tempo scaduto. Giochiamo il recupero. Ferrara. 1-1 il risultato. Palla Virgis, viene caricato e messo giù al limite dell'area di rigore e c'è questa opportunità per gli azzurri a tempo praticamente scaduto. Posizione abbastanza vantaggiosa. Potrebbe essere Virdis a tentare la trasformazione, vi ricordo un suo gran gol su calcio di punizione contro il Guatemala, nella partita iniziale vinta dagli azzurri per 5-2, inquadrato proprio Pietro Paolo Virdis. Siamo negli attimi di recupero. Virdis e Mauro in posizione di tiro, anche De Agostini, parte Virdis, il tiro sulla barriera, la carambola fa pervenire il pallone verso Crippa che lo lascia terminare in calcio d'angolo, c'è ancora il tempo per battere questo tiro dalla bandierina con la palla in mezzo, svetta altissimo Arnberg a mettere fuori, c'è De Agostini che effettua questo suggerimento in profondità e De Nils.
incontra naturalmente qui tra Italia e Svezia per decidere quale delle due formazioni disputerà le semifinali. Tutto è pronto per l'inizio del primo tempo supplementare, due prolungamenti di 15 minuti ciascuno. Partiti Pirdis, Iachini Mauro, Crippa, Mauro a cercare ancora Crippa, la palla è fuori. Arneberg, Lönn, Roland Nilsson, Lönn, Nilsson, Lönn, solita battuta lunga, Brambati, Colombo che non aggancia. Il tocco è a favore ancora di Roland Nilsson. Si gira Roland Nilsson, viene colpito da Colombo, il gioco è fermo, la punizione è per gli svedesi. Primo minuto di gioco del primo tempo supplementare, 1-1 a Taegu tra Italia e Svezia, quarto di finale del torneo di calcio olimpico. A terra Roland Nilsson. Ricordo che le due squadre hanno effettuato entrambe le sostituzioni a disposizione. Per l'Italia è entrato Colombo al posto di Evani e Cannavale al posto di Rizzitelli. Per la Svezia Eskilsson al posto di Limpar e Dalin al posto di Nilsson. Si rialza Roland Nilsson, il Nilsson uscito si chiamava Joachim. Punizione battuta da Mikael Andersson. Palla a spiovere, spinge vistosamente Lönn, punizione comandata dall'arbitro francese Piguet per gli azzurri. Taccone. Byung. Ora la palla Mauro, la rimessa è svedese. Hardberg, Lönn, Roland Nilsson, Colombo, ancora Colombo, Pirdis, tergiversa un po', da Iachini, Carnevale, lascia filtrare la palla a Carnevale, la controlla in tempo, buono il suo controllo, converge Carnevale, poi dà un pallone in profondità troppo lungo per Virtis, il tocco all'indietro è stato di Jung sul portiere Anderson. Brambati, Enqvist, Tern che è ricevuto da Anderson, pallonetto di Tern a cercare il guizzante Dalin, il tocco lì dietro è di Tassotti su Tacconi. 20 anni appena compiuti, Dalin, un mulatto, è la grande speranza del calcio svedese. Mentre ancora i difensori svedesi riconquistano il pallone, dalla parte opposta è Tassotti che lo dà a Mauro. Mauro a De Agostini, sinistro lungo di De Agostini, palla per Carnevale, Carnevale si è venuto a trovare su errore di Lönn, tu per tu con il portiere avversario, ha tirato con buona prontezza ma Anderson ha fatto scudo con il corpo e ha deviato in calcio d'angolo. Rivediamo, vedete l'errore di Anderson, Carnevale che mette giù, tira e con le gambe il portiere fortuitamente mette in calcio d'angolo. Mauro, De Agostini, parte il cross, palla messa fuori, arriva Crippa, il suo tiro è violentissimo ma il gioco era fermo per un precedente fallo in area di rigore. Fallo naturalmente a favore della Svezia. Lönn,
Anderson. Wilson. Riesce a colpire di testa Elström e a dare a Dalin. Dalin fa carambolare il pallone sui piedi di Colombo, c'è rimessa per la Svezia, rimessa pericolosa perché arriverà ad effettuarla Mikael Andersson, che possiede un lancio molto lungo. Se ne sono andati i primi 5 minuti del primo tempo supplementare. Anderson stavolta opta per il tocco corto, poi effettua il traversone che viene ribattuto da Colombo, arriva per la battuta da lontano Lönn, e poi sono gli azzurri che invano tentano di costruire un'apprezzabile manovra in contropiede, alla fine Hartberg che dà a Sven Andersson. Tassotti. Abbiamo molta difficoltà sulle palle alte, poi Carnevale da Virdis, Virdis in combinazione con lo stesso Carnevale, Carnevale cerca spazi e penetra in area di rigore, è costretto a decentrarsi e alla fine gli svedesi riescono a chiudere in fallo laterale. Trippa. Mauro. Riesce a mettere giù Mauro, da Crippa parte il traversone, il colpo di testa di Carnevale sul fondo. 6 minuti e mezzo, vedete Carnevale ha avuto sul piede qualche attimo fa una buona occasione, ha battuto a rete ma Anderson, il portiere, è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Ljung, Lönn, Roland Nilsson. Enquist, Nilsson, parte il traversone, palla rimessa in mezzo ma è Tassotti che la mette giù benissimo affidandola a Crippa. Crippa serve Mauro, proviamo da quest'altra parte, ecco Mauro che cerca una soluzione, la trova con il buon suggerimento su Carnevale, parte da lontano Carnevale costretto al dribbling anch'egli, cede all'indietro su Brambati, Brambati a Mauro, Mauro a Brambati. Quindi Tassotti, si va rinetto, Tassotti si allunga la palla, poi la riconquista, salta un avversario e viene via benissimo, cede poi a Crippa che è un buon tiratore, tira il gol, è il gol, è il gol di Crippa, gol di Crippa, forse c'è stata una deviazione ma è gol di Crippa all'ottavo minuto del secondo tempo supplementare, torniamo in vantaggio con Crippa 2-1. È una partita interminabile, rivediamo, vedete il bel suggerimento, Crippa, il tiro in effetti carambola su Arnberg, termina dentro, ma lo ascriviamo volentieri a Crippa anche se la deviazione è stata determinante. Autogol di Arnberg su tiro di Crippa, 2-1 per l'Italia. Si riprende. 8 minuti e mezzo del primo tempo supplementare. Nilsson, Lönn, ai svedesi ancora pericolosamente in avanti, Colombo rimedia. Naturalmente ora le due squadre sono molto stanche, bisognerebbe cercare nei limiti del possibile di evitare di farsi chiudere all'indietro, ma sono tutte cose che si dicono molto facilmente stando in tribuna. Manovra Virtis da all'indietro al lontanissimo Taccone. Sempre molto sagace la presenza in campo di Pietro Paolo Virdi, giocatore esperto, ha segnato tra l'altro uno stupendo primo gol, mentre il rinvio di Tacconi fa terminare direttamente la palla in fallo laterale per la rimessa di Roland Nilsson su Lönn.
battuta lunga di Lönn per la respinta di De Agostini, da quest'altra parte Arneberg per Lönn. Sempre Lönn, alla fine opta per il lancio lungo, c'è Tassotti che respinge, Colombo che tocca, Virbis che controlla dando lo stesso Colombo e Colombo che lancia su Iachini. Bello l'intervento di Lönn. Poi gli svedesi provano da quest'altra parte, ma è Pietro Paolo Virdis che interviene su Tern in un fallo laterale. La rimessa sarà di Roland Nilsson, mentre sono 10 minuti e mezzo giocati nel primo tempo supplementare, con l'Italia che è tornata in vantaggio per 2-1. La palla è per Lönn. Lönn per Arneberg. D'esterno il lancio verso Dalin che ha un buon controllo e cede ad Eskilsson, finta di Eskilsson che va sul fondo e chiude in calcio d'angolo De Agostini. Angolo per gli svedesi, angolo che sarà battuto da Mikael Andersson. 11 minuti del primo tempo supplementare. Sulle battute della bandierina siamo sempre un po' in difficoltà. E Taccone stavolta, facendosi largo in qualche modo, abbranca il pallone, ma sgomitano molto anche gli svedesi e Taccone può effettuare il rilancio in una metà campo sguarnita di giocatori azzurri. Fuori gioco di Elström. Tre minuti e mezzo alla fine del primo supplementare, poi bisognerà giocarne un altro di un quarto d'ora, con Tassotti che batte il calcio di punizione in profondità su Mauro, ha un buon arresto Mauro, va in dribbling fra due avversari, si fa largo ottimamente, poi cede a Crippa, parte il traversone di Crippa, la palla è colpita di testa da Roland Nilsson, messa giù dal capitano Hardberg e ceduta al portiere Sven Andersson. Ecco il suo rinvio, fa l'impossibile Iachini ma non ci arriva, Tassotti rinvia, calcio di punizione per fallo di Elström su Brambati. Tassotti per Tacconi, ancora Tassotti. Tacconi che porta un po' a spasso il pallone per la propria area di rigore e quindi si decide a effettuare il rilancio. Rilancio che Virbis riesce a colpire di testa, ma c'è Nilsson che tocca all'indietro su Lönn. Lönn da a Enqvist, il quale sbaglia il tocco. Mauro per Carnevale che non ha un felice aggancio, rientra comunque in possesso di palla. La mette giù a favore di Iachini. Iachini effettua il traversone. Palla per Mauro, limite, tiro e fuori di un soffio. E anche Mauro, vedete la sua espressione desolata. Ha giocato un'ottima partita Mauro. Buono anche il suo tiro in questa circostanza. Vi ricordo che aveva colpito l'incrocio dei pali in apertura. Vedete il tiro di Mauro che termina fuori. Immagine ancora in diretta con la palla azzurra, Colombo. Lönn, Stern, poi un anticipo di Ferrara e la palla offerta ad Alin, sul quale c'è De Agostini che chiude molto bene. Rimessa per gli svedesi, Ljung. Un minuto alla fine del primo tempo supplementare, Tern in possesso di palla, va in dribbling, Ljung. Poi la palla carambola su Mauro che la indirizza su Virdis che imposta il contrattacco, rallenta, poi cerca di dare a Crippa ma interviene Lönn largo su Mikael Andersson in profondità su Enqvist attaccato e fermato in fallo laterale a Tassotti. 30 secondi alla fine del primo tempo supplementare. Rimessa al solito di Andersson che però la effettua male, cambio comandato dal francese Piguet.
Colombo ora per la rimessa. Carnevale va via molto bene fra due avversari. Carnevale fischia all'arbitro ed è la fine del primo tempo supplementare. Bisognerà giocare ancora 15 minuti e l'Italia, dopo essere ripassata in vantaggio con il tiro di Crippa deviato da Arnberg 1988. Secondo tempo supplementare, calcio d'avvio della Svezia. Svezia che viene subito in avanti con questo traversone pericoloso effettuato da Ljung, messo in calcio d'angolo da Ferrara. Subito un corner per gli svedesi, corner che va a battere Ljung, il difensore esterno destro del Malmo. Parte il tiro d'angolo, solito grappolo di uomini, e Virdis che ha colpito di testa, poi Iachini, il piccolo Iachini che colpisce ancora di testa e viene caricato irregolarmente. Gioco fermo, punizione per l'Italia. Passotti per Tacconi. Vedete Tacconi che porta a spasso il pallone così come il regolamento gli consente, protestano gli svedesi, l'arbitro facendo che il pallone è praticamente in gioco. Colpo di testa di Enqvist, poi ancora Iachini e quindi Colombo che scaraventa lontano. Fa recupero il portiere, tocca a Ljung. Ljung con il sinistro in profondità, sorveglia Brambati. Brambati per Mauro, il colpo di testa di Mauro verso Crippa, tocca male il pallone, Ljung lo cede a Colombo, Colombo lo dà a Carnevale. Carnevale cede a Virdis, giravolta di Virdis, vedete che mantiene il possesso del pallone, poi lo cede da quest'altra parte a Mauro, va al dribbling Mauro, destro, poi pallone per Colombo che è in posizione irregolare. Buona intuizione di Mauro che per la verità avrebbe anche potuto tentare la conclusione, ha visto libero Colombo, gli ha ceduto la palla, intanto Colombo per aver perso tempo viene ammonito, ammonizione anche per Colombo, fioccano le ammonizioni. Vi ricordo che De Agostini ne ha rimediato la seconda e quindi automaticamente dovrà saltare la prossima partita. Parte da molto lontano Eskilson, ecco il suo lancio in profondità per il colpo di testa di Tassotti direttamente in fallo laterale, mentre sono 2 minuti e mezzo di gioco nel corso del secondo tempo supplementare col 2-1. È la seconda ammonizione anche per Colombo, che quindi non sarà disponibile per la prossima partita. Virdi, Colombo che lascia Iachini. Gagliardo combattente, Iachini porta il pallone sui piedi di Virdis e Virdis poi lo dà troppo corto verso Carnevale anticipato da Roland Nilsson. Da questi a Enqvist. Enqvist Ljung. Ljung ancora in profondità e in vantaggio Tassotti che protegge il pallone, viene anche caricato platealmente da Anderson. Rinvio da fondo campo, sempre 2-1 come vedete in sovrimpressione, il punteggio a favore dell'Italia, un'Italia che con questo comportamento sicuramente avrà recuperato una parte delle simpatie che aveva ampiamente perduto dopo la figuraccia rimediata contro lo Zambia. Colpo di testa intanto di Len, centrocampo, ennesimo pallone recuperato da Iachini, dato a Mauro. Mauro in dribbling, poi in profondità il suggerimento di Mauro, ma lo intuisce Len e lo prolunga sul portiere Anderson, il cui rilancio è colpito di testa da De Agostini, ma ancora Mauro, lancio profondo su Anderson, Anderson a Ljung. Va sul fondo Ljung, gira poi il pallone per la facile presa di Tacconi. Mauro, pallonetto di Mauro verso Virdis, troppo alto,
piazzato alle spalle di tutti, recupera Lönn. Lönn che affida verso Roland Nilsson. Con il destro Nilsson lascia partire un traversone sul quale va altissimo Tacconi, applaudito, impresa. Minuti di gioco, 4:40 nel corso del secondo tempo supplementare. Siamo in vantaggio per 2-1. Riesce a colpire di testa Virdis, ma la palla è fuori. Tocco sul portiere Anderson, da questi a Lönn, da Lönn a Roland Nilsson, da Roland Nilsson ad Anderson, ancora Roland Nilsson. Tern, Nilsson. Nilsson per Dalin. Dalin che tocca fuori, ancora verso Nilsson, passaggio all'indietro su Lönn, da questi a Tern. Tern attaccato e fermato al centro, recupera poi in Teichl il pallone, lo dà all'indietro a Lönn, da Lönn a Enqvist, da Enqvist a Elström, da questi in profondità verso Anderson, ancora Ljung, Ljung a Dalin. Aggrediscono i nostri e rubano palla, contropiede azzurro, siamo in superiorità numerica, è Mauro che ha il possesso del pallone, si avvicina all'area, effettua un dribbling e poi all'ultimo momento viene messo giù e l'arbitro fischia il fallo contro di lui per simulazione. Per un attimo abbiamo avuto l'impressione che Piguet potesse concedere il calcio di rigore. Intanto c'è Lönn che effettua questo rilancio profondo per la punta Elström, parte il traversone, attenzione, c'è pericolo, Dalin e la sventola alta poi da parte di Elström, inquadrato, e c'è veramente da farsi venire il batticuore. Vedete, non sta nella pelle nemmeno Lennartsson, l'allenatore degli svedesi, tiro deviato evidentemente, ed ennesimo calcio d'angolo con Anderson per gli svedesi. Avete rivisto la precedente azione, parte la parabola, saltano in molti e il pallone fuori, non è angolo, si tratta di rinvio da fondo campo. Sono 7 ora i minuti di gioco nel corso del secondo tempo supplementare. Ne mancano meno di 8 alla conclusione. Ecco il rinvio da parte di Tacconi, il colpo di testa che però fa terminare il pallone su Carnevale. Carnevale lo protegge, poi viene attaccato da Lönn e da Colombo. Colombo è giudicato in posizione irregolare. Palla intanto affidata da Arnberg, da questi a Ljung, da Ljung in profondità il recupero è di Krippa, anch'egli grande combattente del centrocampo. Ecco il suggerimento per Colombo, Colombo che dà a Virdis, Virdis che gira su Carnevale, opportunamente i nostri tentano di mantenere il più a lungo possibile il possesso del pallone, va Carnevale in azione isolata, guadagna una rimessa laterale, guadagna quel che più conta, qualche secondo. 8 minuti e 10 secondi nel secondo tempo supplementare, la palla è per Virdis, due avversari su di lui e sempre Virdis in possesso di palla, la fa filtrare in mezzo ma è pronto Arnberg a intercettarla e a cederla a Ljung, Ljung sulla sua fascia a Dalin, sempre seguito da De Agostini che lo ferma benissimo, pallonetto poi di Iachini ma palla riconquistata dagli svedesi. Vanno in palleggio sullo stretto e Colombo che attacca Anderson, Anderson resiste, dà l'indietro ad Arnberg, Arnberg per l'altro centrale Lönn, sempre Lönn, Lönn che dà ad Enqvist, Enqvist che gira su Eskilsson il quale scivola e dà via libera a Ferrara, Ferrara per Virdis, Virdis per Carnevale, è in appoggio da quest'altra parte Colombo. Eccolo servito. Carnevale, no, non bisogna buttarla via così, riconquista poi per un attimo il pallone Crippa e lo mette fuori. 9 minuti e mezzo,
del secondo tempo supplementare, 5:30 la conclusione. La rimessa è di Ljung, la palla è per Arnberg, ecco Arnberg che avanza, effettua il solito lancio lungo centrale, c'è il colpo di testa di Dahlin, quest'altro di Tassotti, la palla è per Krippa, il quale la mette giù, evita un avversario, cede poi a Mauro. Mauro ha due avversari su di sé, entra sul pallone, viene stretto in sandwich, calcio di punizione, e sono 10 ora i minuti del secondo tempo supplementare. Punizione che sta per essere battuta da Tassotti. 2-1 per l'Italia sulla Svezia, partita durissima. Palla per Krippa, d'esterno verso Virdis, ancora una volta svetta Lönn col tiro di testa, poi c'è questo disimpegno un po' avventuroso di Nilsson e lo stesso Lönn che tocca al portiere, sul cui rilancio c'è la respinta di De Agostini, poi la battuta anche di Colombo, ma c'è Anderson che indirizza in profondità, perfetto De Agostini, intercetta, grande partita di De Agostini. È bello il suggerimento per Colombo, Colombo si ferma, cerca rinforzi, li trova in Mauro. Abbiamo il possesso del pallone, cerchiamo di mantenerlo il più a lungo possibile, ecco Krippa, Krippa che converge, palla lanciata in profondità ma intercettata ancora da Arnberg che la porta in avanti, cede poi al vicino Ljung, Ljung cambia gioco su Roland Nilsson. Dahlin, Nilsson, Lönn, pallonetto, palla svirgolata da Tassotti che la sfiora e calcio d'angolo. Dalla bandierina questa volta è Enqvist pronto a battere, pauroso groviglio in area italiana, palla messa fuori, poi è riconquistata dal gagliardo Krippa che vedete galoppa verso la metà campo avversaria. Krippa che lancia su Colombo, contropiede, Colombo al limite, Colombo, Colombo converge, tira e miracolosamente il portiere Anderson devia in calcio d'angolo. Fulmineo, micidiale contropiede della nostra squadra che guadagna un calcio d'angolo. Rivediamo, splendida, vedete l'azione che era stata impostata da Krippa e conclusa da Colombo con palla deviata in calcio d'angolo. 12 minuti del secondo tempo supplementare. Mauro tenta di andare via, Mauro guadagnando un nuovo calcio d'angolo, trascina però egli stesso il pallone a fondo campo, rinvio del portiere, palla per Roland Nilsson, ora per Lönn, lunghissima battuta di Lönn, colpo di testa di Tassotti, palla messa giù da Colombo, preziosa anche la sua opera, buttata il più lontano possibile e può andar bene anche così, inutile andare tanto per il sottile quando mancano poco più di 2 minuti alla conclusione del secondo tempo supplementare della partita. Anderson, palla buttata in profondità, prolungata, sorveglia Tacconi la situazione entrando in possesso del pallone portandolo un po' a spasso. Ecco il suo rilancio, colpo di testa di Ljung, di Dahlin, palla prolungata poi a favore di Anderson che la restituisce a Tern, Tern resiste, cerca spazi, lo attacca De Agostini, Tern disturbato dall'aggressività dei nostri difensori sparacchia a fondo campo e mancano poco più di 60 secondi alla fine, 80 secondi per la precisione, si avvicina la possibilità di entrare nelle 4 per la nostra nazionale olimpica. È stata una partita tremenda giocata sul piano dei nervi, della vigoria fisico-atletica, i nostri hanno ribattuto alla superiore potenza fisica degli avversari giocando un calcio spesso gradevole. Ecco ora ancora Colombo che si avvicina all'area, tocca verso Virdis che però è in fuorigioco.
Abbiamo cominciato l'ultimo minuto di questi supplementari interminabili. Jung butta in profondità, il colpo di testa è di Dalin, sul pallone però c'è Tassotti, Tassotti lo mette in fallo laterale e è stato lo stesso Lennartsson che lo ha intercettato. La rimessa è di Tern, ora Enqvist. Enqvist fuori per Ljung, Ljung che scaraventa in mezzo, svetta Brambati, poi il colpo di testa di Arnberg, svirgola il pallone De Agostini, poi Dalin, quindi il rinvio di Tassotti, 10 secondi al termine, palla per Ljung, ecco il suo rilancio ancora lunghissimo e c'è il fischio finale del signor Biguet, finita, è finita con la nostra nazionale olimpica che si qualifica per le semifinali battendo per 2-1 la Svezia.